fattoria didattica nel comune di Guspini. La mia attività principale è l'allevamento dei suini di razza sarda. Altre attività è la cura del paesaggio, perché viviamo in un contesto abbastanza ricco di fascino, circondato dai monti, una terra che ha bisogno di essere, come dire, scoperta. Per cui l'amore e l'attaccamento alla nostra terra mi ha permesso di affacciarmi ad altri mondi, che sono la didattica in fattoria sicuramente, ma soprattutto aprire le porte perché altri conoscano il nostro paradiso. Perché hai deciso di partecipare a Imparis? È una bella domanda. Intanto è da anni che seguo o inseguo questo sogno, che per me è ancora un sogno, di proprio aprire le porte e vivere con altri nell'azienda. Non solo, ma essere un collegamento con la città, il paese, o con chi vuole anche solo passeggiare, leggere, scrivere, e anche aiutare nel lavoro così dell'allevamento, della cura delle piante, le erbe officinali. Insomma, stare insieme agli altri sicuramente è questo. E cosa ti ha lasciato Imparis? Intanto una visione più precisa di che cos'è l'agricoltura sociale, che non è legata al mio mondo solamente, neanche a quello che ho vicino, ma è qualcosa che si apre veramente al mondo. Oltre questo, Imparis mi ha insegnato che non si fanno da soli i progetti di agricoltura sociale, ma bisogna stare con gli altri, sedersi intorno a un tavolo e vedere cos'è meglio per il bisogno che c'è nel nostro territorio o per altri territori. Cosa hai imparato dall'esperienza del viaggio studio in Toscana? Che dobbiamo diventare attori della nostra terra. Non solo aspettare che qualcosa venga dall'alto, perché non arriverà mai, ma solo con vedere che cosa è più il bisogno della mia comunità, della mia collettività, e quindi diventare protagonisti attori, non solo attori, ma protagonisti attori. E cosa ti ha colpito positivamente delle realtà visitate? Tutto positivo sicuramente, perché erano realtà diverse. Oltre alle realtà, anche le persone che hanno fatto sì che questa cosa qui si sviluppasse così bene in Toscana, e quindi la passione sicuramente.